Benvenuti a Terra Madre, stand di Camera di Commercio. Beh, siamo con uno dei volti del gelato di Torino, Alberto Marchetti, maestro del gusto. Vogliamo chiederti cosa significa per una realtà come la tua, grande, essere maestro del gusto? Sì, grazie. Buongiorno a tutti. Allora, essere maestro del gusto è un, posso dirti, un grande orgoglio, perché è un, ritengo che è un riconoscimento tra altri, no, che ci sono veramente, beh, vero, importante. Ogni 2 anni c'è, ho sempre un po' di ansia, no, della riconferma. Sono felice quest'anno appunto di essere stato riconfermato. Quindi è quello, credo che sia un riconoscimento dato veramente dal controllo, perché, no, vengono a controllare, a vedere, si parla, si spiega il perché e il per come di determinate scelte, prodotti utilizzati, e quindi lo rende vero, e questo fa sì che il consumatore lo riconosca veramente come qualità, quindi si fa un grande lavoro. Ecco, voi siete una realtà che, partendo dal gelato, però si sta allargando anche ai nocciolini di Chivasso con un'importante acquisizione, riqualificando un borgo, un bellissimo paese che è Cocconato. Quali difficoltà, ma anche quale positività stai incontrando in questo tuo percorso imprenditoriale? Ma allora, le difficoltà sono molte, come anche le positività. Dipende dal tipo di prodotto, per raccontarti le pro e contro, no? Adesso le positività, per esempio, dell'ultimo nato, i nocciolini di Chivasso, ho rilevato l'azienda Fontana dal 1965, grande positività, perché la mia idea è, insomma, farlo conoscere al di fuori del Piemonte, un prodotto che rimane tipico piemontese, conosciuto qua, e con un po' di innovazione, quindi giocare sui gusti. Oggi ti ho portato un sacchettino dove troverai il nocciolino classico, ma quello al caffè, all'arancia candita, quindi pensare appunto a questo prodotto, che quest'anno poi sono i 120 anni della sua, diciamo, dal primo brevetto, abbia un po' di innovazione, e quindi questa è la parte. Invece progetti magari, ecco, come Cocconato d'Asti, che è un progetto che mi sta molto a cuore. L'idea non era fare quello che sto facendo oggi, ma era trovare un po' di tranquillità con la famiglia e con i bambini. Invece, tornando, è il paese dei miei nonni, dove sono stato lì fino ai 20 anni, tornando, vedendo un pochettino, ma come credo un po' tutti i borghi italiani patiscono, no? Il calo demografico c'è, quindi il sentore è stato vedendo chiudere la panetteria, il panificio. Un paese, quando perde un panificio, secondo me, e allora ho detto, diamoci da fare, mettiamo molta energia nei prossimi anni. L'idea è quella di riaprire le botteghe chiuse. C'era la via Roma centrale, la via centrale di un paese con tutte le botteghe chiuse. Ho affittato tutte le piccole botteghe, e l'idea è portare artigiani torinesi e non a riaprire i negozi. E dall'altra parte, il gelato, come lo scrivo da tutte le parti, amo fare il gelato, quindi ha tanti pro. E lì la parte negativa invece è il contrario, forse manco io un po' il gelato, ma okay. Rassicuro tutti che per adesso cerco di tenere tutto sotto controllo. Va bene, grazie Alberto e buon Terra Madre.